Bene, eccoci qua ragazze, benvenute in questa nuova puntata di Strong Talk. Come sempre siamo tutte insieme, insieme a tutte le ambassador della nostra tribe, per condurvi in questa introspezione, riflessione, se vogliamo anche scambio di. Quello che è un po' la nostra idea di Strong Women e come poter portare anche l'espressione del, del nostro potere personale nel mondo. Quindi noi siamo piena manifestazione, quindi è anche bello poter trattare delle tematiche insieme che ci aiutino anche in questa crescita ed evoluzione. E infatti proprio oggi parlando con le nostre ambassador... Ci siamo proprio messe a riflettere su quello che è anche il potere personale. Noi abbiamo anche parlato, abbiamo anche lavorato con delle esperienze nuove all'interno della tribe per andare a esprimere questo potere e scoprirlo un pochino di più. Però molto spesso quando noi accediamo a quello che è il nostro potere personale, tendiamo un po' a osservare chi ci sta intorno a noi e vediamo quali sono magari i raggiungimenti che ha ottenuto e magari noi non sappiamo come poter esprimere questo potere perché fondamentalmente magari non lo conosciamo appieno. Ed ecco che quindi vorremmo darvi alcuni spunti proprio per trattare insieme questo tema. Credo che sia importante entrare anche in una condizione di conoscenza di quello che è il nostro potere personale, che se vogliamo comunque va a svilupparsi nel tempo e ci porta pian piano a riconoscere che noi abbiamo questa capacità di poter esprimere il nostro potere anche nelle scelte che facciamo. Pensiamo proprio quando siamo bambine che all'inizio della nostra vita lasciamo questo potere a chi ci guida nel corso del, del nostro percorso di vita e quindi magari dipendiamo dai nostri genitori fin quando non cominciamo a compiere i nostri primi passi anche non solo metaforicamente parlando, ma anche fisicamente in quello che è la nostra vita, quindi le esperienze che faremo anche autonomamente e lì noi cominciamo già a esprimere il nostro potere, ma magari non lo consapevolizziamo appieno. Mentre invece oggi noi possiamo osservare come anche attraverso i nostri intenti e quello che è emerso come desiderio personale di realizzazione, come possiamo entrare in contatto con questo potere? Ed è in questo momento che facciamo proprio un passaggio di intuizione più potente, perché andiamo a scoprire che in realtà noi abbiamo un potere, possiamo realizzare qualcosa di importante per la nostra vita accedendo a questa parte di noi che magari abbiamo dato per tanto tempo per scontata o che comunque non abbiamo imparato a conoscere adeguatamente. E quindi adesso approfondirò un po' con le nostre ambassador questo tema qua, ma ci tenevo a fare un po' questa introduzione per cominciare a chiederci un po' tutte il nostro potere personale, lo conosciamo davvero, siamo veramente connesse a questa espressione potente di noi? Molto spesso non ne siamo così consapevoli, quindi lascio anche la parola alle mie amiche e colleghe per poterne discutere insieme. Allora, ehm, tema connetterci al nostro potere, no? questo potere personale che eh, secondo me ha anche un velo di mistero. No? Eh, la realtà è che, come dicevi tu, ehm, sin da bambine eh, siamo mh, proiettate a ehm, rimandare la nostra responsabilità a chi? Ci, eh, ci accudisce in cambio in realtà di amore. Quindi noi rimandiamo la responsabilità ai nostri genitori o a chi per essi perché eh, loro sono utili per la nostra sopravvivenza e di conseguenza noi che nasciamo no, in, eh, assetati d'amore riusciamo in questo modo a percepire no? Questa, questo, questa sensazione no? di eventuale accoglienza e, e accudimento. Quindi il fatto di rimandare, per quanto la personalità in determinate eh, situazioni si faccia inevitabilmente eh, notare, fa sì che mettiamo a tacere o comunque eh, non, non mostriamo quelle parti uniche di noi. E quindi io partirei proprio dal fatto che per scoprire il nostro potere è necessario imparare a conoscerci. E imparare a conoscerci vuol dire, per quanto mi riguarda, secondo la mia esperienza, che quotidianamente faccio, perché poi è un lavoro che non ha mai fine in realtà, no? Ehm, vuol dire in qualche modo appunto spogliarsi, togliere, togliere tutto quello che mh, di cui siamo stati in qualche modo vestiti perché ehm, la società, la famiglia ci vuole in un determinato modo e quindi la, la difficoltà no, nel comprendere ehm, la nostra unicità è proprio quella di, di, di imparare a lasciare andare? No? Quante volte ci siamo sentite dire lascia andare? No? Molla. Eh sì, ma come si fa? No? Come si fa a mollare? Come si fa a lasciare andare? Ogni volta che pensiamo a lasciare andare, pensiamo di perdere qualcosa, non di guadagnare. No? Perché eh, se io non so, perdo, no? inevitabilmente non sto facendo esperienza, ma sto. Mh, Sto facendo i conti col mio ego che in qualche modo mi dice, ecco, vedi, no, non hai avuto la capacità di, um, di, di vincere, no? Per cui il lasciare andare ha inevitabilmente questa accezione negativa. A ad oggi, tra qualche giorno, no, entriamo nella stagione dell'autunno e gli alberi cominciano a perdere le foglie, no? E le perdono. Le lasciano andare, le lasciano andare perché entrano in qualche modo in quel periodo in cui hanno la possibilità di ricaricare per rinnovarsi, per eh, rinascere. È vero che il lasciare andare fa male, no? Perché perdiamo delle parti di noi, no? Le, le, le... le dobbiamo in qualche modo non dico rinnegare, però. Dobbiamo staccarci da quella cosa che ci crea sicurezza e che per l'essere umano no, è fondamentale vivere nella sicurezza. Ma quando poi ci rendiamo conto che il lasciare andare è propedeutico alla scoperta di noi stesse, viviamo questo dolore con una... Uh, con, un, con, con una modalità differente, no? So che questo dolore mi porterà a riconoscere delle parti di me, no? E imparare a conoscerci ci dà potere, ci dà potere di scelta, perché nel momento in cui io so chi sono e come funziono, ho il potere di scegliere per la mia vita. Quindi per me il potere personale è proprio questo tante volte mh, mi è capitato no io stessa ma anche di parlare con delle clienti quando una relazione non va e, mh, di base no c'è come posso dire se c'è stato un grande innamoramento si, si può lottare in qualche modo nel ricordo di quello che è stato e quindi ehm, lasciare andare ehm, diventa un qualcosa di più difficile e quindi si cerca di lottare per evolvere se non c'è stato quell'innamoramento di base e c'è stata un'unione di passione ehm, Lasciare andare è comunque difficile perché in qualche modo ci mette nella condizione di colpevolizzarci per non aver compreso, no? Eh, che quella cosa non andava fatta. E quindi tutto quello che in qualche modo facciamo lo facciamo sempre pensando che non sia un'esperienza che ci aiuta no? a, a crescere, ma vedendola sempre come un qualcosa di negativo, vedendola come una sconfitta. Quindi per me imparare a connetterci con il nostro potere è proprio imparare a spogliarci, a lasciar andare e quindi entrare in contatto con la nostra unicità, con il capire veramente che cosa siamo eh, venuti a fare no? su questa terra. Concordo, concordo con quello che sia Jessica che Carlotta stanno portando come punto di riflessione. E uh, ecco, il, la riflessione che porto a voi adesso e da fare proprio insieme è questa: partendo proprio dal potere personale, dalla capacità di spogliarsi di uh, ciò che non serve come processo di consapevolezza, compiere proprio un viaggio. Un aspetto che mi ha colpito tra le cose che eh, raccontava Carlotta di cui parlava Carlotta. C'era questa dimensione di essere qui in un certo senso per esperienziare, cioè la nostra presenza su questo pianeta la potremmo proprio riassumere come un viaggio esperienziale, sono qui per esperienziare, per fare esperienza di me, per fare esperienza del mondo, per fare esperienza di questa dimensione materica, per comprendere eh, la mia, il mio aspetto potrei dire spirituale come individuo, quindi in generale, come individuo all'interno di una dimensione materica. Okay. L'intento con Strong e l'intento anche con, con ciascuna delle, mh, delle mie colleghe di noi che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni questa realtà e poi portarla all'altra è proprio quello di comprendere eh, un concetto essenziale. Innanzitutto perché vi stiamo portando l'importanza di lavorare sul proprio potere personale e quali sono quei link, quegli elementi, quei ponti che ci permettono di connetterci al nostro potere personale, partendo da questo presupposto importante che siamo qui per esperienziare, per fare esperienza di, in primis esperienza di noi stesse. L'intento è quello di permettere, soprattutto ad ogni donna, perché a quelle che ci rivolgiamo principalmente, eh, in qualità eh, proprio di, quando parliamo quindi di donna, con riferimento all'aspetto quindi sessuale, di carattere sessuale, mentre col genere eh, trascendiamo qualsiasi sicuramente riferimento. Quindi è molto ampio il riferimento con il quale quindi ci muoviamo, è quello proprio di permettere in questo momento storico la possibilità di manifestare. Quella qualità, quella unicità che magari per un lungo tempo non siamo riuscite a fare o che, che stiamo muovendo i primi passi nel fare come donne, ok? E quindi ci troviamo in un momento storico particolare dove abbiamo anche difficoltà a comprendere che cosa vuol dire uh, mettersi in relazione col potere. Che magari nel nostro immaginario è collegato a tutta una serie di significati, come il potere politico, eh, il potere come manipolazione dell'altro, quindi in un'accezione di stampo patriarcale potremmo dire okay? che ha una sua valenza, una sua utilità. Però sicuramente polarizzato in quel senso. Mentre il potere personale del quale ehm, ci facciamo portavoce, appunto, ambassador, è quella capacità di connettersi alla propria essenza, alla propria unicità e di scoprire quali sono i propri punti di forza e di portarli poi nel mondo con delle porte di accesso, che sono il corpo, la mente, l'essenza, l'emozione, che sono tutte componenti che fanno parte di noi. Però sicuramente tra queste c'è una parte che magari ci richiama di più, ci appartiene di più e ci permette di scoprire che cosa ci caratterizza, okay? che ci permette quindi di, di avere accesso alla nostra dimensione autentica e quindi questo viaggio su di noi che è bellissimo quello che ha detto Carlotta e come accennava per l'essenza Jessica è un viaggio sottrattivo cioè conoscerci è spogliarci davvero di tutti i condizionamenti che abbiamo acquisito nel corso del tempo attraverso i quali spesso ci riesce difficile capire davvero chi siamo quali parti di noi sono autentiche anche perché quelle parti frutto di condizionamento sono così integrate dentro di noi che diventano anche se poi parte di noi e quindi è un processo sottrattivo poi l'integrazione di tutte queste parti, e ci interrogavamo anche prima sull'importanza di fare questo viaggio di consapevolezza, di presenza. Quindi, come posso connettermi a questo punto di potere, che sia il corpo, che sia gli altri? Nello specifico vi parlo del corpo. Sicuramente un atto di presenza non continua perché altrimenti saremo un'odore di stantità, però quanto più, quanto, quanto più massiva, anche un singolo momento nell'arco della giornata dove ho consapevolezza di me in uno stato di presenza mi permette di connettermi ad una dimensione, quella del mio potere, di capire dove sono, esisto adesso, in questo momento, che cosa sto sentendo, riferito alla dimensione corporea, ad esempio quello che ci può aiutare in maniera potente a connetterci con la nostra dimensione di potere e chiederci che cosa mi nutre, non soltanto a livello proprio alimentare a livello nutrizionale, ma cosa nutre il mio sistema complessivo, cosa mi fa sentire bene, cosa non mi fa sentire bene. Ed è questo processo di presenza, di consapevolezza che ci permette quindi di andare a, a connetterci con quello che è vero il nostro centro di potere e poi facendo come dicevano giustamente le ragazze, spogliandoci di quello che non serve, accogliendo. Anche il non raggiungimento di un obiettivo, di un risultato come forma dell'esperienza e riconoscere quindi che in quel momento una parte di noi ha avuto bisogno di fare quello. Ok? Quindi quello che mi sento proprio di portare come riflessione, come spunto che nasce non soltanto dal, dall'approccio di tipo professionale, ma soprattutto dall'approccio di tipo personale, ecco questo, questo nutrire e coltivare, nutrire e coltivare, nutrire e coltivare costantemente uno stato di presenza quindi di chiedermi ma come mi sento in questo momento davvero come sto come mi sento davvero che cosa sta accadendo davvero dentro di me ed accogliere tutto quello che arriva tutto quello che arriva che è un processo appunto complesso sottrattivo soprattutto ecco accoglierci anche senza giudizio, perché magari ecco ci accade che ehm, vogliamo essere strong, eh, come dicevamo essere strong vuol dire eh, portare nel mondo anche la nostra vulnerabilità, quindi il nostro aspetto luminoso e luminoso, però in un corpo umano, materico, con tutta la sua limitazione. Quindi mi sento strong o coraggiosa se eh, porto avanti questo progetto, oppure se riesco a dire di sì a tanti progetti eh, che tengo a cuore, però magari ecco dal punto di vista umano... Spesso devo fare un passo indietro, devo dire no, devo dire no in quel momento ed accogliere la mia vulnerabilità, il mio essere umano e sapere quindi che in quel momento in cui sto dicendo no, oppure non riesco ad essere forte, coraggioso, oppure a far fronte a tutte le cose, c'è un'accettazione profonda della mia umanità. E lì posso accettare anche il fatto di non accettarla, cioè di sentire la frustrazione per non riuscire, eh, magari, a soddisfare quel bisogno di sentirmi una Wonder Woman, di sentirmi una super strong. Ok, quindi davvero quello che sento e che porto come, come atto, quindi come pratica spirituale, come, come atto di presenza quotidiana, che ovviamente non è semplice sempre fare. È appunto, è quello di andare a nutrire questo stato di presenza, di coltivarlo per arrivare a quel processo sottrattivo, quello spogliarci costantemente di quello che non serve ad arrivare all'essenza per accogliere anche quei momenti in cui non ci sentiamo al top in ogni senso e riconoscere anche la frustrazione che ne deriva. Ok, in questo momento non riesco ad uscire da questa relazione perché il mio bisogno di amore è più forte per rimanere nel tema, per esempio, della relazione. Oppure in questo momento non sento di riuscire ehm, ad aprirmi ad una nuova relazione perché ho ancora paura. Ecco, compiere questo atto anche di verbalizzazione, di consapevolizzazione verbale di quello che sta succedendo dentro di noi è un ampliamento dello stato di coscienza, di percezione dello stato di coscienza attraverso un atto di presenza molto potente che può accadere attraverso diverse porte. Posso essere consapevole di ciò che provo a livello emotivo, quindi della mia emozione, di quello che sento a livello fisico, di quello che sto pensando a livello mentale, di quello che sto provando complessivamente come porta d'accesso per connettermi a quello stato a quello stato di presenza. Quindi oggi ecco con voi condivido questa riflessione che è una riflessione quindi che spesso nutro tra me e me, che spesso faccio tra me e me di ricordarmi appunto di essere presente e di dirmi ecco ma come mi sento in questo momento davvero? Che cosa sta accadendo dentro di me? come sta impattando il mondo fuori di me, di che cosa ho bisogno adesso e magari lo so che ripetercelo costantemente può sembrare una forzatura in alcuni momenti, ve la assicuro che altre eh, volte che palle di nuovo che mi sto a chiedere anche che mi sento, mi sento così, che mi vengono anche magari dei momenti un po' più coloriti, però ecco questa pratica di presenza è una strada che ho sperimentato essere estremamente efficace per connetterci con una dimensione, con un aspetto del potere personale. Mi piacciono tanto queste connessioni che si vengono a creare quasi delle sincronicità. Eh, rispetto al tema del potere personale, quello che mi sento di condividere con voi oggi è che mi sento un po' come Socrate. So di non sapere. <ride> Quindi è quella consapevolezza del viaggio che non finisce mai, di cui parlava prima anche Carlotta. Il segreto che ho un po' imparato a... Conoscere in questi anni è quello di godersi il viaggio senza avere quella fretta di arrivare subito alla meta e al traguardo. E rispetto al potere personale, io ho una parte spirituale e poi una parte molto pratica e concreta, <ride> e quindi mi piace poi schematizzare le cose, avere una visione di insieme. Nella mia esperienza ci sono un po' tre tappe per prendere contatto con il nostro potere personale. La prima è quella di cui parlavi tu, Nicoletta, l'ascolto profondo di noi stesse. E non è una cosa semplice perché quando abbiamo tanti rumori di fondo nella quotidianità, l'ascolto spesso viene in secondo piano, c'è sempre qualcosa che copre, no? e quindi mi risuonava tanto il, il discorso dell'andare a sottrarre, a togliere eh, come gli strati della cipolla uno dopo l'altro per avvicinarci alla nostra essenza. E per me una grande insegnante è stato il corpo perché il corpo ha tanto da dirci se lo ascoltiamo e quindi l'ascolto è su tutti i livelli, l'ascolto dei nostri pensieri, io sono grande appassionata del pensiero <ride> perché sono convinta che il pensiero crei la nostra realtà, l'ascolto delle nostre emozioni, che per me per esempio è stato un cammino complesso da mettere in campo perché non è così semplice riconoscere la nostra emozione, dargli un nome, è un cammino che a volte richiede anche anni. E poi l'ultima fase è stata l'ascolto del corpo, che ultimamente ho iniziato a prendere più in considerazione. Per tanti anni ho dato più rilievo magari a quella sfera spirituale, intellettuale. Invece il corpo è un grande insegnante. Ho proprio notato che quando c'è qualche piccola tensione, qualcosa che non ci risuona, non è perfettamente allineato con noi, il corpo ce lo fa sapere e quindi sentiamo una contrattura o ci può essere un piccolo disagio fisico. Quindi il primo step del, del potere, nella mia esperienza, è l'ascolto profondo a tutti i livelli, quindi pensieri, emozioni e corpo. Il secondo passaggio è quello della scoperta. E, lavorando con tante donne, ogni volta mi meraviglio nell'ascoltare quanto ognuna di noi, me inclusa, ha un mondo meraviglioso al suo interno e spesso non è consapevole di avere tutte queste risorse, queste qualità, questi punti di forza. Tendiamo più a vedere i difetti. Che non le nostre qualità, i nostri punti di forza. E quindi eh, per me il cammino eh, alla riacquisizione del potere personale è stato un cammino di scoperta di me stessa, che come dicevamo non finisce mai. È il terzo aspetto del potere personale che credo venga un po' in sequenza. Dopo che mi ascolto, dopo che comincio a conoscermi, posso esercitare il mio potere di scelta. E si tratta non sempre di scelte. Epocali, di massimi sistemi, ma di quelle micro scelte quotidiane o anche all'interno della stessa giornata. Scelgo se fare una cosa piuttosto che un'altra, scelgo un pensiero piuttosto che un altro, scelgo di dialogare con me stessa con certe parole piuttosto che altre, cerco di nutrirmi in modo sano oppure mangio un cibo spazzatura, sto comodamente sul divano a poltrire per pigrizia o preferisco farmi una bella passeggiata al parco. C'è sempre, no? Poi un po' questa non mi piace chiamarla lotta ma forse questa sottile linea tra il lasciarsi andare ma rimandare ma dire sì e invece lo faccio un'altra volta invece dire no oggi mi prendo cura di me e proprio anche una riflessione che facevamo in una delle live esperienziali di Strong eh, insieme a Jessica e altre partecipanti è stato che il cammino di riacquisizione del nostro potere personale innanzitutto un grande cammino di amore verso noi stesse e si impara perché non è detto che sappiamo amarci io per esempio anni fa non sapevo farlo e quindi continuo a imparare e um, un libro che mi è venuto in mente in questi giorni perché l'ho letto anni fa ma credo che poi si rileggano questi libri anche col senno di poi è il potere di adesso e quindi per me il potere personale è innanzitutto vivere il momento presente al meglio così come siamo con quegli alti e bassi della vita, con la giornata in cui ci sentiamo al top e quella in cui invece diciamo ma chi me l'ha fatto fare, stare con quello che c'è. Per me, questo è stato veramente un grande insegnamento degli ultimi anni di vita. E adesso sono nella fase in cui comincia il divertimento, perché dopo tutti questi lavori di consapevolezza, uno dirà: Ma caspita, dopo tutto questo lavoro, qual è poi il bello? Il bello è a parte continuare a godersi il viaggio, ma Trovarsi nell'ignoto, no, infatti, io ultimamente spesso dico: Sono in una fase della vita nuova in cui ancora non so dove sto andando, ma mi affido al fatto che posso imparare a stare nell'ignoto, senza sapere ancora tutto. È per me un grande cambiamento perché, da persona molto razionale e concreta, tendo a voler controllare le cose. Devono andare da A a B, come dico io, e invece sto imparando l'affidamento, la fiducia in me stessa nelle circostanze che si presentano nell'universo non mi riesce sempre c'è anche il momento in cui manderei tutto all'aria <ride> però mi rendo conto che è proprio una anche qui una scelta quotidiana anche oggi scelgo di avere fiducia anche oggi scelgo di stare con quello che c'è e a livello di esercizio pratico che mi piace magari condividere con voi perché è anche divertente chiedersi oggi che cosa mi va di fare che cosa ha bisogno di fare la mia anima oggi, il mio corpo di cosa ha bisogno o cosa ha il piacere di fare. Perché magari forzarci a fare un'attività perché ci hanno detto che fa bene fare la camminata, perché ci hanno detto che fa bene fare la meditazione, poi diventa un'altra gabbia. E quindi ho imparato ad avere una bella lista di attività che mi piace fare e le alterno così chi come me è una persona che tende alla noia facilmente, posso alternare e questo mi ha consentito di imparare a conoscermi meglio e a capire oggi. Qual era l'attività che era più in linea con me? Quindi torniamo al potere di scelta. Potere di scegliere in questo momento qual è quell'azione, quel pensiero, eh, quella scelta più in linea con me. E, è un cammino che continua, quindi in realtà sono curiosa di vedere cosa verrà dopo, <ride> di vedere gli sviluppi, però credo che il potere sia innanzitutto quello di mantenere aperto il canale, il canale ricettivo. E, e questo avviene quando... Ci diamo questa opportunità di aprire la nostra vita, il nostro cuore, non è sempre semplice, perché quando nella vita abbiamo delle difficoltà, delle paure o delle ferite, tendiamo a chiudere la porta. Io, intanto, mi sono data l'opportunità di aprire questa porta, non so ancora tutto quello che ci sarà al di là, ma sono curiosa di scoprirlo. Ed è bellissimo, infatti, poter entrare in questa condizione di scoperta, appunto, proprio perché avete toccato dei, dei temi molto importanti. Che ovviamente, un po' come capita spesso tra di noi, risuonano poi l'una con l'altra, perché si rifanno comunque a delle esperienze di vita e anche a dei processi che abbiamo attuato nel tempo. Quindi è anche affascinante poter accogliere l'evoluzione seguendo semplicemente quello che accade oggi, in questo momento. E infatti tra i punti che avete toccato in questo anche cammino di amore, come lo abbiamo definito, è bello anche poter osservare che possiamo avere con noi delle guide importanti che possono mostrarci anche a loro volta quella che può essere la nostra idea di espressione di questo potere, anche di entrare più in profondità in relazione con questo potere, perché... Quando noi vediamo ad esempio il nostro corpo, abbiamo parlato tantissimo oggi del corpo e i nostri cinque punti di potere sono parte integrante di questo corpo, in realtà possiamo vedere come già a sua volta il corpo ha la sua ciclicità, ha i suoi momenti, ha il suo flusso energetico e quindi anche quando non ne siamo prettamente consapevoli, in realtà già il corpo ci sta insegnando qualcosa, diventa un portale di accesso potente verso quella che è un po' l'espressione come anche hanno definito Miriam, Nicoletta e Carlotta rispetto a quelle che sono le nostre caratteristiche, che magari esprimiamo meglio in alcuni ambiti e in altri meno. Ad esempio io sulla sfera emozionale ho dovuto fare un grande cammino con me stessa e però so che ho altri elementi di me che magari funzionano meglio e posso insegnare anche a questa parte emotiva ad allenarsi in qualche modo. Quindi il corpo può divenire il nostro primo insegnante, quella guida che ci conduce anche ad osservare quello che c'è, quello che ci porta realmente a scoprire che non dobbiamo essere sempre eh, sul pezzo, essere sempre con un'energia alta, essere sempre capaci e pronte ad agire ma ci saranno anche quei momenti in cui è importante accogliere il momento no, il momento in cui ci sentiamo di aver bisogno di riposo o il momento dove semplicemente dobbiamo stare, magari siamo apatiche, magari abbiamo avuto quel momento dove vorremmo completamente ribaltare la nostra vita e anche quel momento è importante, anche in quel momento noi possiamo esprimere il nostro potere. Quindi il corpo, come dicevamo, può essere una guida. Per noi metterci in ascolto e stare in quel qui e ora ci permette di accedere a questo portale meraviglioso. E un'altra cosa che ho notato, anche sentendovi parlare, è proprio il fatto che oltre a questo tipo di guida, noi possiamo avere anche altre guide. Vediamo come la natura ci insegna attraverso il suo ciclo, attraverso i suoi momenti legati alle stagioni, alle fasi lunari, ci stanno proprio insegnando. Anche qua che possiamo seguire quel flusso energetico e come loro esprimono quel potere che ha ogni stagione, ogni fase lunare, ogni momento che arriva no, nella, nostra, nella nostra vita attraverso la natura. Anche l'universo ci dà, allo stesso modo, quella guida. E quindi è interessante poter vedere come possiamo avere anche degli spunti e degli stimoli che sono interni ed esterni e ci permettono di acquisire quel tipo di conoscenza. Che per quanto mi riguarda, ho anche visto poter sviluppare attraverso la pratica. Miriam ha detto una cosa importante legato a, alla noia, no? Avere una serie di attività di strumenti pratici che ci permettano, a seconda di quello che sentiamo in quel momento, di poter praticare, di poter comunque entrare in connessione con, con noi stesse, ecco che noi stiamo accedendo a quel potere. Quindi in realtà potremmo dire tantissime cose, però quello che può essere un punto di inizio è proprio. Partire da noi, da come stiamo in questo momento, da che cosa sta avvenendo attualmente nella nostra vita e connettiamoci ai nostri intenti. Perché quella è una leva importante che ci aiuta in qualche modo a stimolare il nostro potere personale a esprimersi, a manifestarsi. E Quindi, se vi va, potete raccontarci un po' anche la vostra esperienza. Come sempre, noi siamo eh, disponibili anche a rispondere ai vostri commenti, sia qui sotto alla puntata, ma anche sui nostri social. Siamo perfettamente insomma, aperte a, a essere presenti per voi e a essere anche un contributo per la vostra crescita ed evoluzione. Perché, come abbiamo detto in tutta questa puntata, siamo in cammino e lo saremo, lo saremo sempre. Ed è questa la bellezza, il poter crescere ogni giorno e sapere che ogni giorno possiamo aggiungere un tassello in più. E quindi io vi ringrazio ragazze per questi spunti che come sempre sono sempre molto arricchenti e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Quindi grazie a tutte. Ciao, Ciao. grazie. Ciao ragazze. Ciao. Ciao.